Lo acquisto su Amazon. Ragazzi, reduce da un infortunio in prima categoria. Quindi primo infortunio in prima categoria. Male, prossimo anno, più forti. Allora, Mauri, dimmi tutto. Della serie, chi è il portiere più forte che ha mai allenato? È una bella domanda, perché sono tutti forti i portieri che ho allenato io, tutti portieri d'esperienza, tutti. Posso dire chi è il portiere giovane più forte che ho allenato? Checo Master. Fenomenino! Domanda delle domande, è più forte Mignan o Donnarumma? Mignan. Magic Mike. Sì, quello. È così. Mignan è l'erede di Handanovic. Italiano, ma che significa? Ma basta questa cosa! Tra l'altro francese, vabbè, ma sono lì. Sbaglio una volta sì, dai. Cioè, anche a livello podalico, tecnico podalico, c'è Maignan, cioè, il Milan con Maignan gioca con un uomo più in campo. Dai. Sì. C'ha personalità, cioè, è sicuro di sé. Sì, una, c'è una grandissima sorpresa. Cioè, sì, no, infatti. Bravo. Ma è meglio Onana o Onana? Oh, ti posso dire che Onana, ma mi. Non mi piace. Per me è terribile. Esatto. No, per me è terribile. Però secondo me soffrirà il giocare. Su! Com'è che chiama? Su! Vai! Arrivo un ragazzo di 16 anni che si è appena fatto il corso. Allora, comunque no, per la che miseria. Allora, Matteo, per la rubrica chi è stato il giocatore più forte con cui hai giocato? Non vale dire me. Pippo Traina. Pippo Traina. Giusto. Giustissimo. La risposta di tutta la squadra. No, che forse ha smesso Pippo Traina. I vecchi devono mangiare meno, si sa. Scusa, dopo il fly è come se mi fosse passato sopra un treno. Chi c'era nel pullman dopo il fly? Nel pullman, sempre. Sempre. Abbiamo fatto 23-24 minuti di cammino tra campo, Zola, Monte San Pietro. Vi posso assicurare che non è uscita una vocale nei presenti. Niente! Silenzio assoluto. Pazzesco. Purtroppo dico, quando finiscono gli anni, purtroppo, quando finiscono anni di questo tipo qua, uno vorrebbe che il tempo si fermasse, perché vorrebbe che il gruppo fosse sempre lo stesso, più o meno, ecco, più o meno. E invece purtroppo, ragazzi, la vita va avanti e bisognerà fare delle scelte, però al di là di tutto io, come dico sempre, come ho fatto con tutti i giocatori che ho avuto nel mio passato, vi ricorderò sempre tutti con grande amore, perché io vi voglio veramente bene, perché voi avete dato tanto, mi avete dato tanto e l'avete fatto col cuore, perché sennò non si ottengono i risultati se non si fanno le cose col cuore. Quindi vi ringrazio veramente tanto, veramente, tanto tanto. Grazie mille. Poi il futuro è futuro, e quindi... Però vi auguro, se sarete qui, ma se non sarete qui, di ottenere i risultati che avete ottenuto quest'anno e anche meglio, perché ve lo meritate. E ricordatevi come si fa ad ottenere i risultati, in quel modo lì. Non c'è un'altra strada, più corta o più... È quello lì, il modo per ottenere i risultati. Tanta passione, tanto cuore, tanto amore e tanta amicizia che vi ha legato, perché eravate un grande gruppo. Siete un grande gruppo. Va bene? Bene. È stata una bella annata, grazie al mister, grazie a Rocco, grazie ad Antonio, grazie alla società, grazie a tutti voi. A Maurizio. A Maurizio e là. Grande Maurizio Rossi. Purtroppo, il calcio è fatto in questo modo. Il mio ruolo è un po' un ruolo un po' del cazzo. Purtroppo ci saranno gli addii, ci sarà chi resta, purtroppo il calcio è questo. Vi ringrazio a tutti, non lo so chi rimane, non lo so chi va via.
questa è la situazione. Va bene? Grazie. Un abbraccio. Potresti farla in Veneto? No. Allora, io vi ringrazio personalmente perché comunque... Ah, soprattutto i terroni, soprattutto quelli là in fondo. Perché comunque, scherzi a parte, arrivare a 33 anni e vincere un playoff non è cosa da tutti, ve lo auguro, anzi più avanti. Arrivare a 33 anni. Esatto. Hai svelato la tua quindi, età? Hai svelato la tua età? Ho svelato la mia età per gli amici di Sam. 32, vado per i, vabbè, vado per i 33, fra qualche mese ne ho 33. Poi, scherzi a parte, è stato un anno bellissimo con tutti quanti i ragazzi che ci sono stati in squadra, anche con le... Quelle meteore che sono state con le rose, che io mi guardavo Ferrando, con le meteore, secondo me il mister ha fatto un gran lavoro con tutti quanti, perché comunque ridendo e scherzando siamo riusciti a tenere il gruppo unito fino alla fine, anche con molti 104 in squadra siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo. Dopo te la spiego. Neanche riconfermati. Quello non lo so. Spero di no. Che hanno lungo il corso. No. Comunque vi ringrazio personalmente perché veramente mi ha fatto un sacco piacere anche per il favore che vi avevo chiesto in finale, che è arrivato in ritardo, non ha visto il mio gol, però ha comunque apprezzato anche il video di Sam dopo quello che abbiamo fatto come squadra, quindi vi ringrazio personalmente. Tutto qui. Ma come è arrivato in ritardo? Famiglia ce l'hanno che arrivano al cinquantesimo. Cioè che arriva stavo facendo aperitivo. Cioè... Ribadisco quello che ha detto il mister Maurizio, che secondo me siete stati veramente straordinari. Io vi voglio ringraziare perché ho conosciuto veramente della brava gente, bravissimi ragazzi, straordinari. Qualcuno ha avuto il piacere di conoscerlo qualche anno fa ed è stata una piacevolissima conferma. Veramente vi auguro il meglio, di togliervi tantissime soddisfazioni perché ve lo meritate. Poi non so se vi ricordate nel momento un po' più cupo della stagione che avevamo parlato in campo, quando vi avevo detto che veramente ho ricevuto tantissimi complimenti da persone che hanno visto le nostre gare, non erano dei discorsi che andavano fatti nel periodo, ma è vero. Quindi veramente tanta roba, mi sono divertito, per me è stato bellissimo, un bellissimo percorso. Ringrazio Peppino, il mister soprattutto, per la fiducia. E adesso intraprendo, come penso sia giusto che sia, un nuovo percorso, ma sempre con un ricordo piacevolissimo di avervi incontrato, conosciuto e vissuto un bellissimo anno tutti insieme. Tutto lì, grazie. Sì, ma dove cazzo vai ad allenare? La prossima partita, la fine della stagione.